un'altra bella storia da raccontare. Sì, vi ricordate di Rocky? Sembra che è stata domenica e che è stato ritrovato abbandonato di notte. E... da Federica, che tornava da una bella serata a Fiano Romano. Il cagnolino piccolissimo si trovava in strada e lei non si è girata dall'altra parte, ma l'ha portato a casa, pur avendo molti gatti, perché lei è un'appassionata di gatti, e quindi essendo un po' preoccupata di quello che sarebbe successo. Ma lei non si è persa d'animo e abbiamo tentato di cercare il microchip che non c'era, e quindi abbiamo fatto subito un post adozione. Sì. Oggi è stato adottato da una meravigliosa famiglia. Grazie a una meravigliosa volontaria umbra che ci ha contattato, perché sapeva che questa famiglia cercava un cagnolino proprio come lui, e si è fatta parecchi chilometri perché è venuta fino a Fiano Romano a prenderlo. Quindi stasera Rocky sarà finalmente a casa, la sua casa definitiva. Pensate che Federica, che doveva partire oggi, aveva deciso di non partire per rimanere con Rocky ed aiutarlo a trovare la sua giusta sistemazione senza correre. Invece poi tutto si è risolto bene, perché la volontaria è venuta dall'Umbria oggi pomeriggio, e così Federica è potuta partire per qualche giorno. Ma la morale di questa favola qual è? Che ci vorrebbero tante, ma tante, tante, tante di queste persone che quando vedono un cuoricino che cammina o un cuore che batte non si girano dall'altra parte. Perché se tutti facessimo un pochino del nostro, il mondo sarebbe migliore. Sì, sarebbe migliore, ma io non ci spero tanto. Io invece, che sono sempre ottimista, ci spero ancora. E comunque volevo ringraziare immensamente Federica e anche Ilaria, sua figlia, e poi volevo ringraziare la volontaria che ha dato la possibilità a Rocky di raggiungere la sua famiglia. Ed infine però dobbiamo ringraziare anche tutti voi che con le condivisioni avete fatto girare il post e avete permesso che questa fiaba terminasse così bene come poi è terminata. Quindi dovete capire che voi siete molto più importanti di tutti noi, sì, perché sì. Se voi fate girare il video, o prima o poi troverà la bacheca giusta, la mamma giusta. E in effetti è stato così. È sempre un grazie a voi, veramente di cuore. Allora, stanotte dormiamo sonni sereni perché Rocky adesso è a casa. Finalmente. Ciao a tutti. Ciao. Ma sei stato proprio fortunato, grazie. Guarda Laura, vero? Laura e Verena che ci hanno fatto questo regalo bellissimo. Fortuna Laura, veramente. Sì, è una cosa incredibile, veramente. Guarda quanto c'è bello. Vedi Verena adesso che ti porta la nuova mamma? Ci avrai una bellissima famiglia che